Allora, sempre su generatori di circuiti a scatto e guardando un circuito che usa un comparatore rigenerativo, vediamo un generatore di impulso rettangolare. Quindi questo genera quel tipo di impulso che si chiama gate, no? Un impulso rettangolare di durata prefissata. Sono circuiti, diciamo, di uso comune. È fatto così. C'è il trigger di Schmitt. Poi si mette, ecco, questo qua è il circuito che abbiamo già visto. Questo è il generatore di onda quadra. Poi rispetto al generatore di onda quadra, aggiungo con un colore diverso per farvi vedere la differenza. Quindi si parte da un generatore di onda quadra normale e poi ci si aggiunge un diodo qua che serve a impedire che la tensione sulla capacità diventi troppo alta, perché vedete questo diodo blocca la tensione sulla capacità alla V-gamma del diodo, appunto entra la V-gamma in conduzione, quindi in qualche modo già solo il diodo mozza l'onda rettangolare. La tensione sulla capacità non arriva al massimo a V-gamma, quindi non raggiunge mai il valore per far ricommutare il comparatore in alto e quindi il circuito rimane fermo sulla tensione. E poi però ho bisogno di un altro circuito che mi faccia partire. È un circuito di start che per esempio posso fare in questo modo. Questo è il circuito di start. Okay, a che cosa serve questo circuito? Vedete, normalmente non fa niente perché se è costante la tensione qua in ingresso, la capacità si comporta da circuito aperto, quindi a quel punto il diodo non conduce e tutto finisce lì. Il diodo non conduce e tutto finisce. Ora, in realtà, messo così, il diodo potrebbe condurre. Dunque, però. Così onestamente il diodo potrebbe condurre. Ma sì, qui non conviene metterla a massa, conviene mettere un valore
non lo metto a massa, scusate, fatemi cancellare perché va messo un valore per cui il diodo è interdetto, in modo che è come se non esistesse, quindi lo metto qua, diciamo qua lo metto a VCC, ok? Quindi in questo modo il diodo non fa, quando la capacità è un circuito aperto, il diodo è interdetto e questo non funziona. A che cosa serve il circuito di start? Vedete, a riposo abbiamo che la tensione sul meno, V meno, è uguale alla V gamma del diodo, la VB è on, la cosiddetta V gamma del diodo. Quindi la tensione sul più è uguale a beta V0, che è maggiore di V meno, maggiore di V gamma, e quindi l'uscita è uguale a più V0. Questa è la situazione di riposo, no? Per far commutare tutto bisogna prendere la tensione sull'ingresso più e portarla a un valore più basso di V gamma. Questo viene fatto mandando un impulso negativo all'ingresso. Quindi con un impulso di tensione negativa su Vin, la tensione V più diventa minore di V gamma e quindi il comparatore commuta. D'accordo? Quindi nel momento in cui commuta il comparatore l'uscita diventa negativa, a questo punto chiaramente la soglia si è spostata e la tensione sulla capacità comincia a scaricarsi. Vediamo nel tempo esattamente come funzionano le cose. Di nuovo andiamo a disegnare qua l'uscita, la tensione sulla capacità e la tensione Vin di controllo. Quindi prendiamo il nero. No, qui la tensione d'uscita, la tensione sulla capacità e immaginiamo qui la tensione di controllo. Allora, quindi qui metto V1, qui metto VC che è uguale a V- e qui metto la Vin. Allora, qua devo fissare delle dei livelli notevoli, diciamo V1 ha come al solito come livelli notevoli la tensione V0 e la meno V0, va bene? V meno ha diversi livelli notevoli perché ha la V gamma, mettiamola qui, poi ha le soglie che sono beta V0 e poi meno beta V0, per esempio questo. Allora, quindi mettiamo i nomi a questi valori, quindi questo è più V0, questo è meno V0, questo qui è beta V0, questo è V gamma, questo è meno beta V0. Allora, all'inizio, diciamo che siamo in situazione di riposo, la tensione sul meno è V gamma, la tensione di uscita, abbiamo detto, è più V0,
quindi la tensione sul più sarà beta V0, faccio tratteggiata, che è maggiore di V gamma, quindi l'uscita correttamente è positiva. Diciamo che l'ingresso in questa fase è nullo. Okay? Ora supponiamo che in questo istante arriva l'impulso cosiddetto di trigger di innesco. Okay? Il trigger è l'innesco. Quindi qua arriva l'impulso. Questo impulso che cosa fa? Momentaneamente si porta, fa scendere la tensione sul più. Ecco la tensione sul più, aspettate, fatemela disegnare così, in rosso. Facciamola questa, la tensione sul più. Era beta V0, viene a calare quando c'è l'impulso. Nel momento in cui viene a calare passa sotto V gamma e quindi il trigger di Schmitt commuta. A quel punto, anche se l'impulso sale, la tensione V più non sale più perché è cambiata la tensione d'uscita. Quindi questa è andata qua e la tensione sul più a questo punto si porta direttamente a meno beta V0. Va bene? A quel punto il meccanismo è completamente innescato. Nel senso che adesso la tensione sul meno va a cominciare la traiettoria che la porta a meno V0. Comincia a fare la traiettoria di scarica perché la tensione adesso da asintoto vale meno V0 e comincia una scarica di questo tipo, di cui non percorre tutto il tratto, arriva qui e qui si ha di nuovo la commutazione. Va bene, quindi qui di nuovo c'è una commutazione, quindi in questo momento qui si ha di nuovo la commutazione e ovviamente commuta anche la soglia qui a meno beta V0, questa prende e ripassa più beta V0. Va bene? Nel momento in cui c'è la commutazione comincia anche la rampa della capacità che dal valore in cui si trova sale per arrivare a più V0, però chiaramente nella realtà si blocca così, nella realtà si blocca qua. Voglio fare il contratto un pochino più sottile. Quindi c'è un impulso rettangolare sull'uscita che è questo, che è di durata, diciamo, T grande. Quello tra un attimo lo calcoliamo. La durata T grande chiaramente è facile da calcolare perché quella durata T grande dipende da quella scarica esponenziale di cui conosciamo tutto, perché conosciamo il valore di partenza che è V gamma, conosciamo il valore di arrivo che è meno beta V0, conosciamo l'asintoto che è meno V0, conosciamo la costante di tempo, quindi praticamente abbiamo tutto. Allora, date un'occhiata, ecco, prima voglio fare il calcolo, prima però di fare il calcolo vi voglio far notare una cosa, che in realtà il sistema non è tornato a riposo quando è finito l'impulso, perché c'è questo tratto durante il quale la tensione sulla capacità sale fino a V gamma e il sistema non è esattamente in una condizione di partenza, quindi il sistema diventa di nuovo in condizione di partenza, cioè di ricevere un ulteriore
impulso quando la tensione sulla capacità è arrivata di nuovo a V gamma. Ok? Quindi c'è bisogno di aspettare un tempo, in qualche modo comparabile alla durata del gate per poter ripartire. Questo giusto per farvi capire, immaginiamo per qualche motivo non succeda così, no? Che per qualche motivo arrivi l'impulso un po' troppo presto, immaginiamo che arrivi qui, un impulso di partenza di nuovo. Se arriva qui di qui un impulso di partenza del gate, dell'impulso di nuovo, è un problema, no? Perché che cosa succede? Se io vado in alto, qui ho subito la commutazione, no? Quindi cosa avrei? Avrei una situazione del genere. Subito l'uscita commuterebbe, no? Perché l'impulso mi porta giù la tensione sul più. A questo punto l'uscita commuta, la tensione sulla capacità comincia a scendere, però vedete è partita da un altro valore, comincia a scendere ma parte di qui, va sempre all'asintoto, va sempre all'asintoto meno V0, però chiaramente siccome parte più vicina all'asintoto finale la durata del transitorio è più breve, no? Quindi diciamo questa è una situazione indesiderata, avrei una commutazione qui, quindi una situazione indesiderata, una durata del gate che non è quella che voglio, d'accordo? Quindi qui, questo qui è minore di t. Ok? Quindi il messaggio su questo punto, indichiamolo in questo modo, il tempo necessario, questo t wait, ok? E il messaggio è necessario attendere almeno t wait prima di far partire un nuovo impulso. D'accordo? Fini. Con questa condizione problemi non ce ne sono. Vediamo quanto dura t. Allora, partiamo da questo istante, chiamiamolo t star, anzi chiamiamolo 0. Diciamo che questo, no, abbiamo chiamato 0, no, chiamiamolo t star, 0 abbiamo chiamato questo punto. E questo chiamiamolo t2 star, ok? Quindi, il transitorio è da t star a t2 star, facciamo il conto. Quindi, per t compreso tra t star e t2 star, la situazione è questa, vc di t star vale v gamma, vc di t2 star vale meno beta v0 e il limite per t che tende a infinito di vc di t, cioè l'asintoto, è meno V0. Quindi queste sono le condizioni. Vc di t ha l'andamento
di un transitorio, quindi con RC, quindi è E alla più A più B per E alla meno T su tau, dove questo tau è RC. Quindi utilizziamo le informazioni che sappiamo. Dalla prima informazione noi sappiamo, anzi dalla seconda, facciamo prima la seconda, il limite per VC che tende, per T che tende a 0 di VC di T è A, perché quando T tende a 0 termine con l'esponenziale va via, quindi questo è A. Ok? E va bene. Poi noi sappiamo che VC di T star vale V gamma ed è quindi meno V0 che A più B per E alla meno T su tau, T star su tau, da cui possiamo ricavare B, B uguale a V0 più V gamma tutto per E alla tau, scusate, E alla T star su tau. Quindi abbiamo ricavato anche B. E poi l'ultimo punto, sappiamo che VC di T star è uguale ad meno, a meno V0, e questo è A, cioè meno V0, più V0 più V gamma per E alla meno T2 star meno T star su tau. Questo T star, T2 star meno T star è proprio la durata. Quindi da questo noi possiamo ricavare tutto, cioè noi possiamo dire V0 che moltiplica 1 meno beta, portato a termine V0 di là, diviso V gamma più V0 è uguale a E alla meno T grande fratto tau. Quindi faccio il logaritmo a destra e a sinistra e trovo che T, che T, ho detto bene, ho scritto male, che T è uguale a tau per il logaritmo di V0 più V gamma diviso V0 per 1 meno beta. Ok, quindi di nuovo, scegliendo opportunamente tutti i vari termini, possiamo possiamo ricavare il cioè imporre il valore del T che vogliamo. Va bene. No, per finire vediamo un generatore di impulsi rettangolare cosiddetto retriggerabile. Impulso rettangolare. Retriggerabile in italiano, cioè trigger è l'innesco, quindi in italiano sarebbe reinnescabile. Trigger è l'innesco, anche il grilletto della pistola si chiama trigger, no? Cosa vuol dire? Cioè, è, rispetto all'esempio che abbiamo fatto prima, un generatore di impulsi che possa dare un impulso appena quello precedente è finito, senza dover aspettare quel tempo di wait che abbiamo visto prima, d'accordo? È molto semplice il circuito, in realtà si ricorre a un comparatore semplice, giusto vediamolo, tanto è rapido da vedere, si usa un comparatore semplice al quale si mette a un ingresso una tensione di riferimento, una porzione dell'alimentazione, quindi V più è uguale a R1 diviso R1 più R2 per VCC, chiamiamolo beta VCC, okay?
e invece l'altro ingresso mettiamo la tensione su una capacità RC. Ecco, la capacità per esempio si può far, si può scaricare completamente mettendo in parallelo un MOSFET, no? Quando applico una tensione Buin positiva, il MOSFET conduce, cioè l'interruttore chiuso diventa, l'applico ben positivo in modo che il MOSFET sia in zona triodo e praticamente scarichi completamente la capacità, poi rilascio la tensione sul MOSFET e a quel punto la capacità comincia a caricarsi con costante di tempo RC fino a VCC. Quindi in pratica questo ecco, in uscita qua metto il limitatore come al solito per avere una tensione che vari tra più V0 e meno V0. Quindi V0 è uguale a VZ più V gamma, questa resistenza R3, chiamiamola 3, limita la corrente. Allora, meccanismo, se Vin alta, quindi diciamo maggiore di VT del MOSFET, il MOSFET conduce, abbiamo che V- è uguale a 0, V+, se è costante, vale beta VGC, quindi l'uscita del comparatore è uguale a V0 e VC è uguale a 0. La tensione sulla capacità è uguale a 0. Invece se Vin è uguale a 0, a quel punto la VC si carica verso VCC con costante di tempo R per C. Allora, quindi vediamo un po' il transitorio per capire che cosa succede. Prendiamo 3 quantità. Vin, VC, mettiamo VC e anche V+, V+ è costante, non ci serve indicarlo esplicitamente, e qui mettiamo V, questo è il tempo, e indichiamo le tensioni notevoli, quindi Vin, non mi interessa, VC che cosa ha? VC deve essere sempre confrontata con la soglia, quindi immaginiamo che questa qui sia la soglia, e poi mi interessano anche la tensione di asintoto più V0 e anche meno V0, diciamo che sia questa, va bene? E V, di nuovo, per V mi interessa più V0 e meno V0. Ok, allora, vediamo un pochino come varia. Quindi questo qui è V0, questo è meno V0 e questo qui è beta V0. Questo è V0 e questo è meno V0. Allora, immaginiamo che all'istante iniziale la tensione V sia 0, quindi che cosa vuol dire? Cosa succede? La capacità è carica a più V0, sta qui, e siccome la capacità è la V-, l'ingresso del comparatore è negativo, quindi l'uscita del comparatore è a meno V0. Quindi siamo qua. Ora, a un certo istante, immaginiamo che la tensione d'ingresso qui vada su. Quindi arrivi in impulso positivo superiore alla VT, per cui il MOSFET si chiude, scarica tutta la capacità va a 0. Poi
la tensione d'ingresso Buin torna a zero, quindi il MOSFET si riapre. Quindi che cosa è successo nel frattempo? È successo questo. Qui la tensione improvvisamente è andata a zero. Ok. No, qui ho sbagliato, però. No. Questo non mi serve, è VCC si chiamava, no? Quindi non va, va da 0 a VCC, quindi questo era VCC, ops, troppo spesso. Questo qui era VCC, questo era beta VCC, e qua e basta, poi il limite minimo era 0. Allora a questo punto, una volta che arriva qui, che cosa fa? L'uscita commuta, perché adesso la tensione sul meno è diventata più piccola della tensione sul più, quindi in questo istante commuta direttamente, poi la... appena il MOSFET viene rilasciato, la capacità viene messa di nuovo in condizione di caricarsi, quindi si carica puntando ad andare a VCC con costante di tempo tau che è R per C. Questo è tau uguale RC. In realtà in questo punto si ha di nuovo la commutazione, che quando si arriva a questo punto la tensione sul meno supera la tensione sul più, questa è V più, che è uguale a beta VCC costantemente, quindi in questo punto si ha di nuovo la commutazione. Quindi questa tensione fa così, no, questa tensione fa così fin qui, qui c'è la commutazione, e questa ritorna bassa. La tensione sulla capacità in realtà segue tutto. Ecco qui la cosa importante è che qui segue tutto il transitorio e si riposiziona alta. Quindi la durata del gate è questo e questo T che vogliamo prefissare. Quindi da questo punto di vista il meccanismo è simile a quello precedente. Nel senso che poi anche quando è finito il gate il sistema non è completamente a riposo, nel senso che a riposo la capacità si deve caricare completamente, però di buono c'ha che è effettivamente reinnescabile subito. Perché, perché si vede abbastanza bene? Perché è reinnescabile subito? Perché appena lo innesco la tensione sulla capacità viene riportata a zero. Okay, quindi la condizione di partenza del transitorio è garantito che sia sempre la stessa ogni volta. Mentre nel circuito precedente la condizione di partenza del transitorio era lo stato della, della carica della capacità fino a quel momento. No? Adesso invece la condizione di innesco del transitorio è costante in tutti i casi. Okay. Quindi per esempio... facciamo una cosa a tratteggio, se partisse qui subito dopo, partisse un nuovo impulso, niente, questo si scaricherebbe di nuovo e poi comincerebbe a partire e la durata del tau sarebbe di nuovo questa qui, esattamente la stessa di prima. Va bene? Quindi il conto è super semplice, facciamo il calcolo della durata. Se chiamiamo T star l'inizio del transitorio e T doppia star la fine, allora che cosa abbiamo? Per T compreso tra T star e T2 star abbiamo che, beh, questo è più facile da scrivere, la tensione sul meno è uguale a VCC per 1 meno e alla meno T star su tau. No, questo si può scrivere, in realtà io queste espressioni le scrivo alla prima, no? Cioè ora la prima volta vi faccio vedere le due costanti, come si ricavano, poi con un po' d'occhio si scrivono subito. Questo si vede, no? È un esponenziale con costante tempo tau, quando t tende a infinito l'esponenziale non conta, quindi abbiamo VCC, che è l'asintoto, giustamente, quando t è uguale a t star l'esponenziale fa 1 e quindi si parte da 0. Questo è
come funziona. A questo punto io faccio tutto in un attimo, perché so che V meno di T2 star è il punto di partenza, di fine deve essere beta VCC. Quindi beta VCC è uguale a VCC meno VCC per E alla meno T doppio star meno T star vale T grande fratto tau. Da questo posso ricavare T in funzione di tau. Vedete, VCC si semplifica dappertutto e mi viene T uguale a tau per il logaritmo di 1 diviso 1 meno beta. No, quindi, cosa ho fatto? Ho levato il VCC dappertutto, portato il termine senza esponenziale da una parte, l'esponenziale da una parte, fatto il logaritmo a destra e a sinistra, e a quel punto tiro fuori T. Quindi vedete, anche stavolta c'è tau che è solo R per C, e poi c'è il logaritmo di 1 diviso 1 meno beta, che è soltanto un rapporto di resistenze. Ok. Domande su fin qui? No? Vabbè, allora approfitto gli ultimi 5 minuti per darvi il terzo esercizio da fare con SPICE, così abbiamo completato. Se qualcuno vuole approfittare della settimana di della settimana, insomma, è coda dei 10 giorni di sospensione delle lezioni per fare qualche cosa, almeno ci sono. Facciamo un circuito a scatto. Facciamo un'onda trapezoidale. Dunque, progettare un circuito che generi un'onda, un apostrofo onda trapezoidale del tipo indicato in figura. Abbiamo un'onda trapezoidale classica, una salita, una parte costante, una discesa. E poi una parte costante. E poi questo è il periodo, e quindi qui si risale. Comunque questo è il periodo. Allora immaginiamo che vada da 0 a 4 volt con, diciamo, questo è il tempo, lo mettiamo in millisecondi, 1 4 5 8. Quindi è un'onda trapezoidale simmetrica. Va bene. Allora, come la potete ottenere un'onda trapezoidale? Abbastanza facile, la ottenete, per esempio, cioè, ci sono tanti modi, quindi ve ne dico uno, poi vedete cosa vi torna meglio. Il modo più semplice probabilmente è far prima un'onda triangolare e poi limitarla. Giusto per un attimo farvi notare una cosa, se prendo un generatore d'onda triangolare di questo tipo,
di questo tipo. L'onda triangolare che mi serve nel caso che vi ho fatto vedere, in realtà la posso ottenere da un'onda triangolare simile a questa, ma traslata rispetto allo zero, cioè non deve essere simmetrica. Ok? Come faccio a renderla non simmetrica? Devo fare in modo che non siano simmetriche VA e VB. Torniamo un attimo indietro. Che cos'erano VA e VB? Erano i valori, dunque, erano qua VA e VB, erano i valori per cui V più, per cui scattava il trigger Schmitt, quindi per cui V più veniva uguale a 0. No, quindi chiaramente vengono valori simmetrici. Qual è un modo per dunque, modo più semplice, vediamo un attimo, per fare in modo che non siano simmetrici questi valori, da qui si vede, potrebbe essere quello di mettere V più non a zero ma costante, cioè usarla, mettere qui una tensione che non sia zero ma una tensione costante. A quel punto, vedete, se al posto di V più non c'è zero, i valori di V perché la condizione venga, di V2 perché la condizione venga soddisfatta non sono più simmetrici. Ok? Quindi basta mettere qua una tensione che non sia nulla. Ci sono anche altri modi, però uno potrebbe metterla qua, una tensione nulla, funziona lo stesso. Però, per esempio, qui può essere un punto dove si tocca meno possibile. Va bene? Quindi tutto qua. Una volta che avete messo una onda triangolare che sia media non nulla, poi dovete semplicemente, una volta che l'avete ottenuta, tagliarla in alto e in basso con un limitatore, come abbiamo visto già fatto, cioè resistenze e diodi. Ok? In tutto pe tutti i pezzi li trovate, se avete qualche dubbio ovviamente chiedete. Ok, a questo punto direi che mi fermo.